12 luglio di mattina farò la live sulla stagione 5 di Fortnite, in cui shopperò il pass e vi farò vedere tutte le nuove novità. Mi raccomando, non mancate. E ora buona visione al video, che vi dico è un video assurdo. Sclero come un matto, credo anche abbastanza lungo, dipende adesso dall'editing. E ragazzi, buona visione. E ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video di Jimmy. Lo so, questo periodo sono andati molto i video di parco giochi di Fortnite. Ovviamente ne abbiamo fatto solo uno, ma ovviamente lasciate, facciamo così, 5 like sotto questo video e così porteremo un altro episodio di parco giochi al più presto possibile. Allora, non abbiamo cibo, sì, invece ce l'abbiamo ed è tantissimo che non entro in questo mondo. E siamo proprio qui appunto per distruggere la nostra spada di ferro. Non è vero, scherzavo, per conquistare appunto la villona. Allora, iniziamo trovando nessuno. Forse mi sbagliavo, sì, mi sbagliavo di grosso, perfetto. Ok, perfetto. Perfetto ragazzi, volevo appunto fare il buco, come sapete è la tattica migliore. Ok, buco fatto. Attiriamo più vendicatori possibili, guardate. Cioè, vi rendete conto che io sono morto e adesso devo prenderla a pugni? Aspettate, vado qua, lo butto giù. Ma sbaglio, adesso muovono anche l'altro braccio. Sì, 2 anni dopo sono ancora qui con lui, ammazzato a pugni. Che muscoli allora. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, dobbiamo metterci bene l'inventario. Ho un'armatura che ormai crepa. Un creeper che mi si sta avvicinando. In realtà non mi aveva visto. Però la spada mezza distrutta. Diciamo che a me, peggio di così, non si può essere messi. Allora, prendiamoci un attimo tutto il nostro necessario e andiamo a conquistarla. Qui, allora. Qui intanto c'è. Esplodi, perfetto. Hanno capito chi comanda. Qui cos'è? Un ring? È un ring. Con chi? Da chi? Vabbè. No, 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 no. Torna. Ok. Va bene, questo qui è morto. Mi avete scritto nei commenti la scorsa volta di usare l'arco per uccidere i Vindicator. Ma il problema è dove posso trovarlo? E dove po come posso fare, come posso crearlo? Che la domanda ancora più. Ma qui è la sala dei ring, cioè cos'è? Guardate, tutti i ring, oddio, questo è l'arco incantato. Però io sono un gran combattente che ho finito la spada. Perfetto, useremo l'ascia. Va bene, stiamo andando abbastanza bene. Non vorrei dirla male. Ecco. Perché non sto zitto per una volta? Non lo so neanch'io. La morte for me. Ok, mi sa che dovrò abbandonare la villa. Dai, un pochino di supporto nei commenti, che per questa situazione che veramente è incredibile. No, vabbè, ok. È clamoroso! È clamoroso! È clamoroso! Quanta vita c'aveva? Vorrei capire, come in Fortnite. Ti ammazza, quanta vita c'aveva? Per me c'aveva 2 cuori. Come minimo. Boh, io non sono d'accordo.
con quegli scheletri che mi vogliono ammazzare. Io voglio conquistare la villa, non voglio sconfiggere. Se tutti fossero tranquilli, io avrei già conquistato la villa da un bel pezzo, soltanto che è clamoroso! Beh, tre colpi. Zombino. No. No. No, no, no. Fortuna che l'ho visto. Fortuna che l'ho visto. Ok. Sta cammino. Altro zombie. Calmini, ragazzi. Calmini, calmini. Dobbiamo tornare là a prendere della roba. Mamma mia, che situa. Ok, va bene. Io capisco. Mi aveva colpito un hit, avevo due cuori. E arriva questo scheletro dal nulla. Boh, mi colpisce, perché ovviamente tutti devono avere una mira che... Boh, se l'altro episodio... Cosa avevo schifo? Guardatelo, guardatelo. Sì. Se n'è andato. Godo. Ma guarda, tantissimo. Ah, aveva paura che l'avete capito. Aveva paura di noi. Quindi si è ritirato. Ok, si è despawnato il vendicatore. Speriamo. Sì. Sì, anche il mini zombie. Anche il mini zombie. Raga, quante volte sono morto? In questo episodio dovete scrivere assolutamente sotto nei commenti. Quante volte sono morto? In tutto questo episodio, perché te voi ancora? Quante volte dovrò morire ancora? Uno lì! Perché sai, non può mancare quello. Mamma mia. Vabbè, un creeper, scheletro. Contro di me, ovviamente. Guardate, ittatemi, ittatemi. Qui c'è. Le armi ovviamente sono là. Qualcuno che... Dai, ti prego. L'ho ammazzato. Dai, no, vabbè, anche quest'arma. Ok, dai. Ok, raga, perfetto. Perfetto. Se lo prendo magari. Morto. Stiamo andando malissimo. Però riesco a controllare la situazione. Allora, guarda, ringrazierò troppo quelli che nei commenti scrivono hashtag supportiamo. Ok? Perso pure il caschetto. Che bello. Le carotine, almeno ci sono. E c'è tutto, tranne questo. È notte e vivremo una nottata da incubo. Coraggio ed esploriamo. Ho per sbaglio incontrato un evoker. Non sto scherzando. Lì c'è una cassa. Rega, vi giuro, no, non so come dirvelo. C'era il coso. C'era in mezzo alle liane, la stanza con le liane. Guardateli. Ma Alasha. No, creeper! Però ce l'hanno tutti contro di me. Ma non so perché l'evoker non evoca. Cioè, nel senso, avete visto? Fa blu. E basta. Oh. Ah, altro evoker è andato. Dov'è la mia roba? No, l'altra, non questo. Ah, eccola. Va bene. Ho recuperato. Ragazzi, su, hashtag support, lo dovete fare. Mamma mia ragazzi, mamma mia, stiamo andando malissimo.
Boh, forse è perché dopo tanto tempo ritorno con questo mondo e non sono allenato, ma boh. Muoio, se sono morto quante volte? 6-7, ma anche di più. Comunque, dov'è che c'era la cassa? In quale stanza? Io ero qua. L'avete vista anche voi che c'era una cassa? Cioè, io lo spero. Dai, cioè adesso non c'è neanche più la cassa qua. Ero qui e dire, lì c'è anche la cassa. No, vabbè, raga, ma ho le allucinazioni? No, ditemelo. Please. Allora, oltre a scrivere quante volte sono morto, che lo potete anche non fare. Ditemi se c'era la cassa. A parte che quando monto il video me ne accorgo. Ma c'era la cassa. Cioè, sicuro. Ciao. No, questo qui sì, è un ring. Meno. Ah, c'è un piano su. Raga, c'è un piano su. Ok, va bene. No! Mamma mia! Dicevo, perdo contro gli Evoke, non posso perdere contro sti naboni. Stavo. Una cassa! No, raga, aspettate. Cioè, sono traumatizzato. Corsaletto di diamante. No, 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 dobbiamo. Ma ce ne erano tipo tre di ring. Quindi tre. No, no, me lo devo mettere. Con questa qui ho perdere. Guardate intanto quanto sono chic. E con questa qui torniamo indietro e facciamoci valere negli altri ring. Qua non ci deve essere nessuno. Sì, c'è un ragnetto. Ma lui no. Due ragnetti e un creeper. Ok, adesso stiamo un pochino esagerando. Con. Allora, il creeper esplodi, ti prego. Ok, esploso. Sono fatto anche del danno. E lì c'è il ragnetto. Esatto. Lì c'è. No. Enderman, no, lì c'è di tutto. È dentro il ring? Sì. Ok, se facciamo scendere tutto non è un problema. Sì, ma sto qua usa i trick. No, sopra c'è un Vindi. Ragazzi, ci devo andare o non ci devo andare? Ci devo andare o non ci devo andare? Allora, facciamo così. Allora, facciamo così. Arrivo subito. Ok. Ora possiamo. No, non possiamo. Ce la dobbiamo fare. Raga, muoio. Ah, ma non c'era il Vindi. Butta giù. No. Sì che c'è la cassa. No, no, no. La musica da torneo. Su, regia, regia, attacca la musica da torneo. Yes, bottino, bottino, a me. Peggio. Prevedibile, molto prevedibile. Questa ma. Però le corde che ci possiamo fare l'arco. Le corde. Adesso ci facciamo subito l'arco. Stavo per chiudere in bellezza l'episodio con una morte. Ma. È finita. È finita. È finita. Ragazzi, è finita. La villa. Ok, sì. Oh, è morto. Era one shot. Cos? Mamma mia. Ma. L'ho finita. Raga, cioè io non ci credo.
Ho completato la villa. Comunque, ragazzi, ho completato la magione. Allora, la salutiamo tutti insieme nel prossimo episodio di Minecraft. Nel prossimo episodio, appunto, di Minecraft la continueremo a casa con i nostri episodi miniera, esplorazione e farming. Niente, da Jimmy Fight è tutto e ciao! E anche dalla villa è tutto. Ciao!